Ciao, sono Valeria. Oggi vi volevo far vedere un breve video di come importare un'immagine nell'area di lavoro di Silhouette Studio Designer, scontornarla, cioè toglierci lo sfondo, per poi avere solo la nostra immagine per ritagliarla in Silhouette Cameo. Come fare? Andiamo a prenderci la nostra immagine, io la trascino. Ma si può anche andare su file, da file si può fare apri. Io mi trovo più comodo così. Ora vi faccio vedere che questa immagine ha uno sfondo. Noi dobbiamo togliere lo sfondo per rimanere solo l'immagine della foglia. Quindi andiamo su questa icona qua, apri finestra traccia, selezioniamo area della traccia, la seleziono e vedete che vi mette un contorno giallo. Noi dobbiamo colorare tutta la nostra immagine di giallo, che sarà poi l'area che verrà salvata come immagine, mentre quello che è fuori dall'area gialla verrà cancellato. Quindi andiamo su questa opzione, la deselezioniamo, alziamo un po' la soglia in modo da, vedete, colorare la nostra foglia di giallo. Andiamo su traccia e scollega e vedete che ha tolto lo sfondo. Questo è lo sfondo. Come detto, questo non ci serve, quindi la cancelliamo. E ora, a questo punto, dobbiamo selezionare la traccia taglio per tagliarla. Andiamo su quest'icona qua, selezioniamo la foglia e vedete qui abbiamo diverse opzioni. Quello che noi serve oggi è ritaglia angolo, cioè ci ritaglia il contorno dell'immagine. Se avessimo avuto un'altra immagine con più contorni, con più aree da tagliare, avremmo potuto fare ritaglia e avrebbe selezionato le diverse aree. Però a noi interessa ritaglio angolo. Poi vi farò vedere comunque anche il ritaglia. Per adesso ci serve questo. Fatto ciò, scusate, abbiamo anche altre due opzioni, che è perforangolo e perforare, però questa è un'opzione che vi farò un video specifico per vedere l'utilizzo di questo, diciamo, tratteggio. Ritorniamo su ritaglia angolo. Prima di fare qualsiasi cosa, io salvo sempre, quindi vado su File, Salva come, mi apre la mia cartella, io l'ho già salvata come foglia 1, questa io la chiamo bozza perché è una cosa che mi rimane al di fuori di Silhouette Studio Designer, cioè se mi vengono persi le immagini o formato, io comunque la mia immagine ce l'ho sempre in una cartella e la posso richiamare in qualsiasi momento che mi serve, da file apri e così via. Quindi io dico sempre, prima di salvarlo come bozza, io adesso non la salvo perché l'ho già salvata, però vado sempre su file, salva in biblioteca, do un nome, la chiamo foglia. Posso dare una parola chiave, foglia, e faccio ok. Ora, anzi, scusate, mi sono dimenticata, comunque prima di salvare io metto sempre i crocini di registro, così quando, perché se voglio salvare l'immagine, voglio tagliare l'immagine col disegno,
È sempre utile avere i crocini di registro in modo che quando vado alla silhouette mi riconosce i crocini, vede dove è l'immagine esatta, nel punto esatto, e me la ritaglia perfettamente. E poi dopo salvo, faccio file, salva, e lo salvo in biblioteca già con i crocini di registro spuntati. Detto questo, premetto, se volete ritagliare, come ho detto, l'immagine così, con il disegno proprio della foglia, vi conviene prima mandare alla stampante. Una volta mandata la stampante, mi stamperà il foglio con i crocini di registro. Ah, dimenticavo, dovete anche impostare il foglio. Per esempio, se avete un foglio A4, dovete mettere l'opzione A4, mettere l'immagine al posto giusto, stampare, mandare alla stampante. Una volta stampata, la mettete in silhouette e poi fate invia silhouette. Se invece volete soltanto l'area ritagliata bianca così come sta, senza disegno sotto, potete benissimo mandarlo direttamente alla stampante senza neanche mettere i crocini di registro, che vi taglia la sagoma della foglia. Io in questo breve video spero di essere stata chiara. Per qualsiasi cosa mandatemi un'email o scrivete nell'info box sotto. Sapete che io collaboro col sito di Simone, che vende solo la silhouette e con tutti i suoi accessori. Tra l'altro ha rinnovato il sito, si chiama Creativamente Plotter, se non sbaglio. Comunque vi metto anche il link, e andate a visitare, perché è veramente veramente un bellissimo sito e ha tante cose bellissime. Con questo vi saluto e ci sentiamo al prossimo video tutorial. Ciao.